si mette sul canapè, mentre c'è entrata. La serata della scena della vittoria della Selva insieme a una serie di immagini e parole che segnano un percorso, quello della contrada e delle numerose vittorie dal dopoguerra ad oggi, che sembrano e sono legate da un filo comune, quel filo comune che riporta in San Giovanni, Bastiano, Salasso, Bonito da Silva e Sgabarre, quello che lega la famiglia Zondadari a questi colori, che fa tornare chi si sente legato alla Selva pur abitando lontano, che muove il compito del correttore da una campa e che lega in maniera forte anche Tittia alla contrada di Valle Piatta attraverso capitani di ieri e di oggi. Allora Silvano, senti, te una volta, una delle tante volte in serate di ricordi mi hai detto: ma io la Selva, i cittini messi sulle seggiole di legno e su tavoli, i giorni del palio, cioè la Selva per te che rappresenta? Per me la Selva rappresenta tuttora una famiglia, perché io quando vengo qui rivedo persone del 78, del 77. Ancora hanno nipoti. Ecco, hanno nipoti, ma è venuto prima delle ragazze e dice: Silvano, grazie. Ho detto: scusa, ma quando sei nata? Io sono nata nell'86. Allora ho detto: grazie, di che voglio dire? Io era l'ultimo palio che facevo. Però hanno ricordi, cioè si vede che nella Selva c'è una grande cultura di palio, non si apprezza solo quello del momento, ma si torna anche indietro nel tempo. Senti Silvano, te l'ha raccontato a tanti, ma vorrei che tu ce lo raccontassi stasera di nuovo anche a Siena TV, quella giornata in cui ti venne a prendere Roberto Marini. Sono momenti, perché per me era, cioè, arrivare non a correre il palio, ma avere il riconoscimento e l'attenzione di una contrada, per me era toccare il cielo con un dito. E quando è venuto Roberto, avevamo a prendere, mi ha detto: allora, avevamo Roberto, Giorgio e Nedo, sono venuti a prendermi, sono arrivato nella Selva e mi hanno detto: sai, ci sa Urbino. E io chiaramente conoscevo già che cavallo era, anche se non aveva mai vinto, però insomma il tantam della città era un cavallo fortissimo, il miglior cavallo che c'era, anche se c'aveva da vincere. E Roberto, quando si arriva in contrada, mi ha detto: guarda Silvano, fai la prima prova e poi si vede un po'. Io, cioè, lo sapevo le pressioni che aveva la dirigenza della Selva da parte del 70% della cittadinanza di Siena. L'opinione pubblica. L'opinione pubblica che puntava tutto su Aceto, perché Loja non aveva cavallo, aveva Teseo, un cavallo di Canapino, però un cavallo non forte, e Loja faceva Ponti d'Oro per mandare Aceto a montare nella Selva, perché ci aveva già vinto il 74 a Panezio. E io ho fatto la prima prova come se per me fosse la corsa della vita. Ho vinto la prima prova, Roberto mi ha detto: bene, hai fatto bene. Poi intelligentemente ha fatto l'assemblea in chiesa,
come è di prassi nella selva, e ha detto: noi abbiamo questo ragazzo, però abbiamo la possibilità di montare Aceto. E incontrata all'unanimità gli hanno detto: si va avanti con questo ragazzo. E per me queste sono cose che non si cancellano. Per te era una serata da o vita o morte? Ma per me era il giorno del palio, io non potevo che vincere, perché non ne andava solo del mio futuro, ma anche di Roberto, Giorgio, Nedo, di quelle persone che avevano creduto in me. E credo che sia stata una grandissima vittoria, e in parte di averli ripagati per quello che mi avevano dato. Senti, stasera siete te, Guido Tommasucci, Alberto Riccieri, Antonio Villella, una bella parte del passato della selva, ma insomma con 17 vittorie dal dopoguerra oggi è un po' difficile mettervi insieme tutti. Ma sai, questa è una contrada che ogni 3 o 4 anni il suo palio lo trova. Questa ha vinto con tutti i fantini, ha vinto con i debuttanti, ha vinto con i big. Si vede, c'è qualcosa che qui torna sempre, qui torna sempre. Senti, però questa volta i grandi fantini, fantini nuovi, fantini giovani, sono stati battuti da un cavallo straordinario. Sai, io credo che la vita è fatta di episodi, e questo palio lo doveva vincere la selva o con la Zenia a cavallo o con il cavallo scosso, e il cavallo sinceramente l'ha fatta veramente nere per vincere. Ecco, io ne parlavo ora con Antonio, con Guido e con Albertino, vediamo chi riuscirà a vincerci a cavallo, perché insomma questo ha fatto 3 pali, ne ha vinti 2 scossi. Vediamo chi riesce a portarlo alla vittoria, perché credo un cavallo sì si meriti anche di vincere un palio con il fantino sopra. Guido Tommasucci, palio del 2 luglio dell'87 con Vipera, un palio magico, vero? Un palio magico, un palio di cavalli, di fare le cose fatte bene. Un palio con Rugani. Sì, importante come personaggio. Quanto è stato importante nella tua carriera Fabio Rugani? Nella mia vita, più che altro, perché Fabio era una persona forse impagabile. Di che anno si parla per la vittoria della Silva? 2003 di luglio. Allora, 16 anni passati, ma la piazza ti ha accolto con un applauso. Sì. Vabbè, la Silva è una contrada particolare per me, tanti amici, tanti affetto, quindi... Quanto ti è rimasto di quell'esperienza che nella vita di un fantino che sogna di correre il palio diventa un unicum? Tanto, rimarrà sempre tanto, a me come a tanti altri che hanno conosciuto veramente il palio a Siena. Cioè, stasera siete a cena te, Bassiano, Albertino, Guido, Tommasucci, la storia degli ultimi 40 anni della selva, insomma ne mancano pochi. Sì. Che cos'ha di diverso questa contrada? Ma principalmente che penso ti prenda proprio per mano, a differenza delle altre contrade che magari possono un po' distogliere lo sguardo dalla nemica, con le nemiche che hanno. La selva invece è molto più familiare, secondo me, poi non conoscendo benissimo le altre contrade, quindi soltanto quelle che ho montato le conosco benissimo, le altre no, quindi... Senti, e io da te voglio un ricordo di un cavallo che ha fatto poco la storia per me, per quanta ne poteva fare, è Zodiac. È un cavallo. Come fu quel palio? È un palio particolare, perché non era un cavallo in quel momento ben visto. Io invece basta mi davano un giubbetto e un cavallo, non pretendevo niente, quindi ci siamo trovati molto bene a livello di feeling da subito. Poi a me era complicato Zodiac? Sì, abbastanza, sì. Sì, sì. Sì. Però mi sono trovato bene da subito. Senti, quel palio, quella giornata rimane tra le più belle della tua vita? Sì. Sicuramente sì. Te accolto con un applauso dalla piazza, cori, canti, il ricordo della tua vittoria.
Questa selva che cosa c'ha di particolare? Effettivamente c'hanno una marcia in più. Come mai? Ma sicuramente è una tradizione, una scuola che si tramanda da capitano in capitano, e ci sanno fa, ecco, ci hanno una marcia in più. Nella selva io ci sono tra virgolette cresciuto, perché la mia nonna stava qui in via Franciosa. Ci ha fatto anche un giro in più. Ci ho fatto anche un giro in più talmente. E quindi insomma i cittini da allora della selva. E quando ha vinto il palio ha ritrovato i suoi cosani con cui eri cresciuto? Sì, che si giocava al costone, insomma ragazzi, i ragazzi ci sono passato l'infanzia. Sì. Senti, caro amico? Caro amico è un grande, sì, grande cavallo, sì. E quel giorno ci siamo trovati, insomma, era il mio cavallo, caro amico, insomma, è stato proprio un caro amico, uno dei pali più belli della mia carriera. Siamo qui con Remorix, il vostro numero unico nelle mani, c'è l'essenza del palio che ha vinto la selva qui. No Ele, abbiamo Remorix dietro le nostre spalle, abbiamo il numero unico col palio di Manara, io credo una serata come questa la terrò dentro di me per tutta la vita, ho vissuto dei momenti unici per la mia amata contrada, la selva, alla quale mi dedico 365 giorni all'anno, e quando vivo questi momenti sono ripagata veramente di tutto l'impegno che do alla contrada. Sono felice, amo la selva, amo Siena, amo Remorix che ci ha dato questa vittoria. Allora, a quale artista lo paragoneresti un cavallo così? Facciamo un gioco io e te stasera. Sì, dal momento che è vero seguo tutti questi pittori dei pali. Senti, non ti so dire veramente perché gli artisti sono bravi, eccezionali dal punto di vista appunto artistico, però Remorix è unico. Non riesco a paragonarlo perché è un cavallo carismatico, strepitoso, di gran carattere. E sì, ci sono ovviamente anche dei pittori di un certo di una certa fama, di una certa bravura, però lui è unico. Cioè per me è qualcosa di più di tutto, anche dei pittori, se lo posso dire stasera. Senti, vincere un palio scossi vale mille volte un palio montato. Sì, sono d'accordo con te, cioè TT ha montato benissimo Remorix, si è visto dalla mossa che ha fatto, che non è partito bene, è cascato, che era comunque in ottima posizione, poi Remorix ha perso, poi ha riguadagnato posizione, per cui il palio scosso io non l'avevo mai visto, perché con Mizzi nel 53 non ero ancora nata, però ho vissuto. Ma la sua famiglia già, esatto, c'era nella selva. Mio nonno Umberto Bonelli, che ricordo il padre di mia madre, era capitano, ha vinto poi dopo il 53, 55, 60 e 62 da capitano della selva, e io cerco di continuare a vivere la contrada anche per loro. Poi mia nonna invece l'ha vinto nel 67 da priore, e devo dire che il palio scosso, come dicevi te, non ha paragone, e soprattutto vinto come, cioè scosso sì, ma per quei 5 centimetri di quel muso allungato. Ho avuto la fortuna, se te lo posso dire, di scrivere anche su Remorix nel numero unico che te hai qui tra le tue mani, e è stata per me una gioia, perché sono andata a trovarla a Gubbio da Massimo Columbo con i miei amici, con Michele Boccini, Piero Legabue e Marzia Radicchi della Selva, siamo andati in missione e ho scritto su di lui, e se leggi Ele riesce a capire veramente perché lui corre in quel modo, lì scrivo veramente come Massimo lo allena, ed è una cosa fuori dal normale e ti fa innamorare ancora di più di lui, veramente. Allora, l'ultima battuta te la rubo su una cosa spettacolosa, e l'altra sera forse nella presentazione del palio è andata un po' nel retro, sì, della serata, perché era giusto dedicare pensieri, ringraziamenti, tutto a tutto quello che aveva composto questa 17esima vittoria che la selva ha raggiunto dal, esatto, dopoguerra, e al disegno che Milo Manara, esatto, ha regalato alla selva. Allora io vorrei da te un racconto di quando
vi è arrivato questo disegno? Allora, devo dare merito a Alessandro Del Porro, che era responsabile della commissione numero unico insieme a me, lui è maggiorente, io membro di seggio, lui maggiorente, e lui è andato addirittura a Milano a incontrare Manara e aveva chiesto appunto di collaborare al nostro numero unico. Poi, come tutti i grandi artisti, ci ha lasciato un po' con un punto interrogativo, e poi qualche giorno dopo, qualche giorno prima dell'andare in stampa, è arrivato questa sorpresa e è stata messa comunque nella quarta ricoperta. È arrivato di corto muso anche Manara. Quindi possiamo avvicinare, come vedi, Manara a Remorex, ed è bellissimo perché è proprio una cosa inedita fatta per la Selva, e c'è questa la Madonna che scende dal palio e monta a cavallo sul Remorex, lo voglio dire io, lo immaginiamo tutti nella selva, nel bosco appunto che contraddistingue la nostra contrada. Io credo che Remorex e Manara sono veramente, e la Selva, come ho detto io alla presentazione, anche un popolo, quello della Selva, che è un popolo che sa giocare, che sa divertirsi, non abbiamo la nemica, però siamo veramente uniti, anche questa nuova generazione che è venuta fuori, è un popolo veramente, veramente unito. La Selva poi fa sempre per sé, per cui sappiamo un po' anche diciamo far vedere agli altri un po' che allora, sappiamo giocare col il padre. Priore la sera della presentazione ha detto a Persiana TV, gli ho chiesto qual è il momento, la pagina che ti ha emozionato di più del numero unico, lui mi ha detto quella dedicata alle donne. Quanto è femminile questa Selva? Allora, lo dico con orgoglio, in quanto la mia nonna è stata il primo priore donna della storia del Palio di Siena nel 1966. Ha dato e sta dando donne alla Selva. Non solo, ecco, esatto. E poi è anche la mia zia Vittoria, ha vinto 2 pali da capitano, per cui comunque ha un'impronta femminile. E le donne sono, diciamo, venute molto fuori durante questa carriera, perché è stato inventato di fare queste cene, questi pranzi, alla quale ho anche partecipato, e sono stati belli perché sono stati generazionali, cioè dalle bambine, ragazzine, fino alle signore un po' più grandi. E c'era veramente una voglia di stare insieme. E queste donne che poi hanno inventato anche questa canzone, no? Bere ben nanna, con la maglietta di Manara, che tutte ci siamo fatti. E niente, è un marchio in più, diciamo, per la contrada. Da Selvaiolo è immancabile. Quando riesco a tornare a casa mia è bellissimo, perché è come se tu fai una parentesi di 10-20 anni fuori da casa tua e trovi i tuoi fratelli, i tuoi cugini un po' invecchiati, qualche ruga, qualche capello bianco. Ma sempre contenti. Sì, e vedi che proprio sono la tua famiglia, proprio perché ti abbracciano. E quando ti trovi qui dentro, quando vedi alzare le braccia, così cantare con questa energia, ti senti proprio a casa tua. Parlando di pallavolo, una schiacciata vincente. Una grandissima schiacciata vincente, che ha vinto proprio un mondiale, una partita eccezionale. E quindi non potevo proprio non essere qua con un cavallo di questo genere, con una vittoria di questo piacere. Ecco. Il correttore della Selva, non capita a tutte le scene della vittoria di sentir parlare un correttore? Allora, nella contrada della Selva, grazie a Don Vittorio, alla storia di Don Vittorio Bonci, che è stato per la contrada una pietra miliare, perché oltre a essere stato correttore è stato anche capitano della contrada, c'è una tradizione del parlare alle scene della prova generale, alla scena della vittoria, e veramente io mi inserisco proprio in questa memoria storica e in questa tradizione di fede che è della contrada della Selva. Allora, lei ha fatto un discorso molto intenso da correttore e da contradaiolo, la missione pastorale vissuta come un po' la missione da contradaiolo, la vita da contradaiolo. Credo che la contrada insegni molto per la pastorale di un prete in generale, proprio perché la contrada è di tutti, e in tutti c'è gente che ha più o meno fede, c'è gente anche che non ha il dono della fede, oppure che la vive in un modo molto particolare. Ecco, il correttore è chiamato veramente a stare vicino a tutti, e questo insegna proprio il senso della pastorale, della missione di Gesù, no? Quello di stare vicino alla gente indipendentemente da tutto. A volte nelle parrocchie si rischia di rinchiudersi nel gruppo di quelli che appartengono. Ecco, credo che la contrada da questo punto di vista sia veramente
veramente maestra e in qualche modo della vita pastorale di un sacerdote. Donna Campa, dove l'ha visto il Palio d'Agosto? Dalla terrazza dei giornalisti, perché come responsabile delle comunicazioni sociali faccio anche questo servizio, e quindi era a Palazzo Berlinghieri. E quando Titti è cascato? Ho sofferto tantissimo, perché sono molto amico di Giovanni e quindi veramente mi sono sentito un po' cadere tutto addosso, e veramente per me la corsa è stata una sofferenza, un pathos incredibile. E poi sono rimasto immobile alla terrazza fino a che non ho visto tirare fuori la bandiera della Contrada della Selva. Ti posso dire che questo palio un po' me lo sento anche mio, in quanto che l'attuale capitano Alessandro Giorgi era il mio mangino nel 2015, quindi vittorioso insieme a me, e poi al momento che io ho deciso di lasciare l'incarico ho così lasciato il testimone a lui, quindi avendo vinto me lo sento un pezzettino, diciamo, anche mio. Senti, ma un po' è anche il segreto della Selva, forse? Ma sai, la Selva è una contrada particolare, una contrada strana, perché aver vinto 17 pari dal dopoguerra oggi è un record, ma se ci pensi bene abbiamo vinto un po'... Ma anche un bel impegno! Non c'è dubbio, impegno sia di tempo ma anche economico, perché bisogna anche essere sinceri, e stavo dicendo che in questi 17 pari abbiamo vinto sia con Big ma anche con esordienti, quindi è una contrada strana, una contrada che sa sorprendere sempre. Credo anche stasera, te che hai vissuto con noi l'atmosfera di questa piazza, ti rendi conto dell'energia che abbiamo dentro. Cioè, noi da domani pensiamo già alla prossima vittoria. Con Giovanni Azzeni? Me lo auguro.